Last night when the moon was bright, you called me darling, and you whispered pretty little love words in my ear. Non solo ora abbiamo l'audio che fa schifo, ma anche il video. Signori, benvenuti alla seconda puntata della diretta dal Canada. Io sono Luca, il regista del Montauk. Quello che voglio parlarvi in questa puntata è di quello che ho fatto per i primi 2 mesi, cioè un bel viaggio attorno alla costa est del Nord America. Dopo settimane di ricerche sono riuscito a trovare un autobus che da Toronto arrivasse fino a Montreal, passando da Ottawa e facendo tappa a Quebec City. Ottawa è la capitale federale del Canada, sede del Parlamento, dei ministeri e di molte società di alta tecnologia ed è la quarta città in ordine di grandezza, dopo Montreal, Toronto e Calgary. Montreal è il centro più popoloso della provincia del Quebec, in cui si parla francese e si mangiano le piccine. La vecchia Montreal, ovvero il centro storico, è la parte più famosa della città, perché ricorda molto l'Europa per i locali, le piccole strade di ciottoli e per i pittori in strada. Gli stessi si possono trovare anche a Quebec City, che è la città più antica del Nord America, tanto che il suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Da qui, su un altro pullman, ho attraversato il confine senza tanti problemi, direi, per arrivare fino a Boston. Mi ha colpito molto l'enorme numero di college e di università che vi si trovano, i suoi antichi palazzi, molto rari da queste parti, e la splendida vista del porto sull'oceano. Mi sono spostato poi a New York, dove sono salito sull'Empire State Building, ho corso a Central Park e scattato fotografie a Broadway, a Times Square. È molto molto turistica, forse fin troppo. Ma la città più bella per me è sempre Washington, con i suoi sconfinati musei e così ricca di storia che ogni piazza e angolo della città ricorda una battaglia o una guerra per l'indipendenza. Tornando indietro, non ho potuto fare a meno di fermarmi ancora una volta sulle cascate del Niagara per vederle illuminate di notte. Ora sono di nuovo qui a Toronto, progettando viaggi, cercando un'altra casa, uscendo troppo la sera. Vi terrò informati con altri video. A presto, ciao da Luca.